continua questo nostro viaggio qui a Villa Piccolo, storie veramente straordinarie per raccontarvele in maniera ancora più entusiasmante insieme a me, l'amico Alberto Samonà, giornalista, scrittore e consigliere d'amministrazione della Fondazione Piccolo. Abbiamo detto storie davvero appassionanti. Perché, Alberto? Beh, qui siamo al Cimitero dei Cani, che è uno dei luoghi simbolo della villa. È un luogo simbolo poiché i cani di Villa Piccolo, che ci sono sempre stati, vivono in vita, ma vivono anche dopo la morte. I cani di Villa Piccolo sono quelli che apparivano al barone Casimiro anni dopo il loro decesso e sono quelli che in una certa misura sono i protagonisti della villa, in cui il visibile e l'invisibile si incontrano. Casimiro Piccolo, che diede i natali alla Fondazione Piccolo di Calanovella, soleva alzarsi la sera tardi, come racconta suo fratello Lucio Piccolo, e dopo essersi vestito passeggiava in questi viali, in questo giardino sacro, vedremo anche il perché un giardino sacro, e incontrava i personaggi del bosco, gli spiriti elementali, i folletti, le fate, gli gnomi, gli elfi, tutti coloro che vivevano e che vivono questo giardino sacro. E poi, dopo averli incontrati, al mattino, ritornando nel suo appartamento a Villa Piccolo, nella sua stanza, li dipingeva. Ed ecco che sono venuti fuori i famosi, mitici acquerelli magici di Casimiro Piccolo. E quando qualcuno una volta disse l'universo onirico di Casimiro Piccolo, no, ribatté il barone Piccolo di Calanovella, non è onirico, io non stavo sognando, sono personaggi che ho incontrato nel giardino. E io li rappresento. Ecco dunque che Villa Piccolo dà infinite possibilità di lettura. Questo giardino che Agata Giovanna volle rendere così bello, e ancora oggi abbiamo una grande testimonianza della sua arte botanica, ci racconta i personaggi del bosco, ci racconta il sacro che viene fuori in ogni angolo di questo luogo. Il sacro per cui la vita e la morte non sono momenti separati, ma sono un incontro di amicizie, e qui l'invisibile diviene visibile, l'impossibile diviene possibile. Villa Piccolo è una grande ierofania, una grande manifestazione del sacro. A noi il compito di tutelarlo, di rispettarlo e di viverlo, non di chiuderlo. Alberto, vediamo nelle immagini questo suggestivo cimitero dei cani, com'è organizzato, e poi sono tutti cani in qualche modo di famiglia? Sono tutti cani di famiglia, anche qualche gatto. E posso dire una cosa, che la tradizione dei cani a Villa Piccolo ci ha guidato anche di recente, perché qualche tempo fa è morto l'ultimo nostro cane, Book, aveva 16 anni, e unanimemente si è deciso di seppellirlo al cimitero dei cani. Quindi Book continua a vivere a Villa Piccolo e adesso anche lui la sua lapidina, perché venga ricordato da chi verrà dopo di noi. Alberto, leggendo i nomi ho visto che sono nomi anche un po' particolari. Perché scelti in questo modo? Che significato hanno? Sì, potrebbero sembrare nomi esotici, in realtà sono nomi orientali, nomi arabi. I Piccolo avevano una propensione verso l'Oriente, verso il mondo arabo. Immaginiamoci che i fratelli Piccolo parlavano tantissime lingue ed erano in contatto con gli intellettuali di tutto il mondo. Anche negli acquerelli di Casimiro, figure orientali di emiri, di sultani vengono fuori. E infatti non è un caso che, per esempio, c'è un cane che si chiama Emir, c'è un altro cane che si chiama Pascià. Ecco, tutti i nomi dell'Oriente che richiamano non soltanto suggestioni, ma, come dicevamo prima, infinite possibilità di lettura, poiché dall'Oriente viene la luce all'alba, è il sole. E allora questi cani avevano dentro se stessi questa luce dell'Oriente, questo sole, e il nome arabo si sposa perfettamente con la tradizione di questa terra, della Sicilia, che ha dato i natali veramente una importante parte della cultura islamica. Io ringrazio Alberto. Altre storie che nate qui a Villa Piccolo le racconteremo proprio in questo luogo. Tornate a trovarci, lo faremo attraverso Alberto, giornalista, scrittore e consigliere d'amministrazione della Fondazione Piccolo, e anche attraverso tutte quelle personalità che animano la Fondazione, la rendono viva rispetto al percorso del passato, ma soprattutto anche rispetto al futuro di questa Fondazione.